Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono sempre Pasquale e questo è Io Risparmio. Oggi per la rubrica delle grandi interviste abbiamo ospite Davide Manzoni. Ciao Davide, buongiorno. Ciao Pasquale. Grazie di aver accettato l'invito, era da un po' che ti puntavo, un po' sai come il segugio che segue, t'ho beccato proprio perché tu, a differenza di molte altre persone, sei un professionista del settore, ma ce ne parlerai un po' durante l'intervista. Perché ti occupi appunto di fare consulenze. Però prima di cominciare con l'intervista vera e propria, perché non mi parli un po' di te? Ma tu, ma Davide, ma chi è? Chi è? Dove va? Cosa sta facendo? Cosa faceva da piccolo e cosa vuole fare da grande? Allora, grazie innanzitutto Pasquale per avermi invitato, quindi mi fa molto, molto piacere essere qua a fare una chiacchierata con te, perché poi è sempre bello scambiarsi punti di vista con i colleghi di YouTube, giusto? Esatto, sì. Allora, se devo dire due parole su di me, diciamo che io sono un professionista, un ciclista che ha mancato il professionismo. Tutta la mia giovane adolescenza, okay, l'ho passata sui pedali, sulle ruote, sulla bici da corsa, e il mio obiettivo era quello di passare nel grande ciclismo, nel professionismo, no? Però gli altri andavano troppo forte, quindi io ho fatto dopo una decina d'anni che correvo, ho deciso di continuare l'università e quindi fino ai 23-22 anni il mio obiettivo era focalizzato allo sport. Dopodiché, quando ho capito che le cose, diciamo, non andavano come volevo, mi sono dedicato poi a laurearmi. Quindi durante però l'attività ciclistica, come dico anche nel mio primo video, ho iniziato a masticare un po' di economia, di comprare qualche azione, però era tutto nel divertimento, nello studio, che è senza pensare in qualcosa di seriamente concreto, diciamo. Poi con la laurea ho iniziato ad approfondire il settore, quindi ho iniziato a conoscere gente che era già all'interno, a fare anche un corso in privato con una persona che sento ancora tuttora. E poi da cosa nasce cosa, inizia a fare un po' di consulenze, fai un po' di studio per iscriverti all'esame da consulente finanziario, lo passi e poi diventi consulente finanziario. Quindi diciamo che il percorso dopo la laurea è stato sempre focalizzato all'idea comunque di rimanere nel mondo finanziario, ecco. Ok, quindi sei un coppi mancato praticamente. No, per parlare di coppie sono un professionista mancato, perché coppie è il top che c'è, dire coppie mancato Io già mi scoccio dopo 10 minuti in bicicletta, tu ti sei fatto 10 anni. Io, Sì. a differenza tua, giocavo a calcio, facevo il portiere, poi andando avanti col tempo, siccome la palla era più alta di me, allora ho detto, bah, forse non sono proprio adeguato a fare il portiere e ho lasciato un po' la cosa. Lo sport rimane ancora nella tua vita, il ciclismo, oppure l'hai abbandonato completamente adesso? No, no, c'è sempre perché quando riesco un giretto in bici si va a fare, anche perché poi tutti i miei amici sono passati professionisti, no? Quindi io quando voglio vederli devo uscire in bici con loro. Quindi quando riesco vado sempre, molto meno, si parla magari di una barra 2 volte a settimana, perché poi lavorando, che nonostante magari riesco sempre a organizzarmi, perché alla fine mi organizzo sempre io, però con l'idea un po' del canale, delle pagine social, sono sempre da andare dai clienti soprattutto, sei sempre abbastanza impegnato, quindi molto meno purtroppo. Ok, e invece questo approccio all'imprenditoria, insomma, come libero professionista, ci sono state de delle motivazioni particolari che ti hanno fatto scegliere questa tipologia di percorso? Eppure era già una passione, è venuto magari tramite, non so, come dico io, un trigger, ti è successo qualcosa nella vita che ti ha fatto scattare questa scintilla? Ma allora, c'è da dire che è un po' anche di famiglia, nel senso che la mia famiglia ha un albergo a San Pellegrino, San Pellegrino Terme, e diciamo siamo sempre stati, sono sem son cresciuto a lavorare la domenica, perché a Natale bisogna servire, o si lava i piatti o si va a servire, Capodanno uguale.
Quindi per me era normale lavorare anche la domenica, no? E anche con il ciclismo, cioè tu ti prepari tutta la settimana e l'appuntamento più importante è o una festa o la domenica. Quindi per me è sempre stato normale del fatto che bisogna lavorare sempre, cioè lavorare sempre o comunque impegnarsi sempre per, senza tra virgolette giorni di pausa. Il giorno di pausa è a novembre, quando tutto si ferma, e sia a livello di ristorazione che albergo che a livello poi ciclistico, no? Okay. E quindi penso che queste due realtà, il fatto di essere nato in una famiglia con un albergo, con un'attività comunque buona alle spalle, sia lo sport, mi hanno fatto capire che, cioè, se vuoi qualcosa lo devi andare a cercare te, non devi tra virgolette sperare di trovare un lavoro e rimanere poi oppure scalarlo come magari c'è. Può essere una soluzione, però ho sempre invece pensato a quell'altro di crearti tu qualcosa, no? Quindi penso che siano queste due realtà, il fatto di avermi fatto scattare la scintilla di tra virgolette mettersi in proprio e essere, aprire partita IVA e fare più che imprenditore, libero professionista, perché ad oggi non è che sono un imprenditore. Beh, comunque, poi magari più avanti. Anche il libero professionista è un po' imprenditore di se stesso. Sì, in sì, senso sì. Lato. E esatto, come mai invece sì. Hai scelto proprio questa tipologia di business, cioè la consulenza finanziaria? C'è qualcosa che ti appassionava già da prima? Ma allora, no, nel senso che ho iniziato a leggere solo le 24 ore alle superiori insieme al mio professore, ok? Ma la cosa che mi ha fatto venire voglia di iscrivermi all'albo è il fatto che a me piace parlarne con gli altri. Okay. Cioè, a me piace andare dai clienti e parlare dei suoi soldi, del mondo economico finanziario. Cioè, lo dico sempre, questo lavoro qua, il consulente finanziario, ti deve piacere, naturalmente il mondo economico finanziario, ma ti deve piacere andare dal cliente e parlare con lui, i suoi obiettivi, raggiungere i suoi obiettivi. Cioè, ti deve piacerti l'aiutarlo in questo campo. Non deve piacerti il fatto che io non sto, nonostante mi piace magari analizzare delle società per capire se investire nel mio piccolo, ma io non sto tutto il giorno sui bilanci, sui grafici, ok? Sto molto poco tempo, infatti studio quasi un'azienda al mese, non di più. Uh-huh. E questo perché? Perché il lavoro del consulente è stare aggiornato, ma poi andare dal cliente e trovargli la soluzione e poi assisterlo, perché poi le cose cambiano. Quindi il motivo del perché ho scelto di diventare consulente finanziario è proprio questo, perché mi piace parlare con le persone e mi piace parlare di questa cosa qua. Quindi se uniamo queste due cose, nasce la figura del consulente finanziario. Hai dovuto seguire un percorso particolare, al di là dell'esame di abilitazione per diventare consulente? C'è un percorso specifico da fare prima? Ma allora, percorsi specifici non ce ne sono. Diciamo che ad oggi basta semplicemente il superamento dell'esame. Uh-huh. Naturalmente devi avere almeno un diploma, quindi devi avere almeno il diploma di quinta superiore, devi avere la fedina buonale pulita, non devi avere nessun reato di questa tipologia, se no non puoi essere iscritto. Uh-huh. E devi aver passato l'esame. Dopodiché si può scegliere se iscriversi per una società, per una banca, ok, o se diventare autonomo. Per diventare autonomo non è ancora ufficiale, però servirà, dovrebbe essere ufficiale a breve, penso che lo abbiano posticipato con questa pandemia, servirà un anno di esperienza nel settore, quindi okay. Che sia settore finanziario, ok. Poi ecco, c'è anche la possibilità di saltare l'esame e di essere subito iscritti all'albo. In questo caso però devi avere un'esperienza maturata sul campo. Ok. Che può essere un'esperienza da dipendente in banca, da analista, da tantissime altre cose nel settore naturalmente finanziario. Ok. No, te lo chiedevo per curiosità perché per esempio qui in Irlanda avevo fatto qualche giro per informarmi e se non hai la laurea in economia non puoi neanche fare l'esame per l'abilitazione. Ma addirittura la laurea è molto, serve. È molto più... No, qua serve solo il diploma. Cioè, okay. Sì. Poi
sull'albo, sul sito dell'OCF, dell'Organismo dei Consulenti Finanziari, c'è scritto che è consigliata la laurea, certo. Però non è obbligatorio. No. Dimmi un po', c'è qualcosa che ti ha differenziato a livello caratteriale, che ti ha aiutato in questo percorso? Perché per quella che è la mia visione, per fare questo percorso devi studiare tantissimo determinate cose che molte volte possono essere anche piacevoli, studi ad esempio un'azienda che ti interessa, ma altre volte si può andare incontro a degli argomenti abbastanza pesanti, noiosi, per cui pensi che sia qualche cosa che ti ha aiutato in questo percorso particolare? Allora, di sicuro la cosa che mi ha aiutato più di tutti per il consulente finanziario è aver voglia di ascoltare e parlare con le persone, come ho detto prima. Ok. Perché è la cosa più importante. Cioè, se tu quando... Conta che il nostro vero lavoro, soprattutto all'inizio, perché io ho iniziato da solo, devi andare a cercare i clienti in qualche modo. Che arrivino loro comunque dal canale YouTube, che arrivino dai social, oppure che vai a fare anche il porta a porta, ok, cioè comunque tu li devi trovare, sennò sei consulente di niente praticamente, no? E una volta che li hai trovati, tu li devi ascoltare. Cioè, molto spesso il nostro vantaggio competitivo anche dei consulenti finanziari che vanno a casa del cliente è proprio quella di riuscire ad andare a casa magari in orari che loro apprezzano, quindi magari la sera, perché magari lavorano tutto il giorno e hanno piacere che vai a casa loro la sera, magari anche dopo cena, ok? E cosa che invece loro si lamentano magari sempre giustamente delle banche, che o vieni dalle 2:30 alle 4, se no arrivederci, cioè loro per andare in banca devono prendere mezza giornata di ferie, magari per firmare una carta. E questa cosa qua è un vantaggio competitivo. Di contro, naturalmente, cioè tu devi aver voglia di lavorare, cioè non è che io alle 5 buona basta quindi tutti i giorni, anzi tante volte inizio alle 5, faccio 5, dalle 5 alle 8 magari, ok? Quindi è questa la cosa che mi ha distinto, il fatto e questo magari mi ha anche distinto grazie al mio passato da ciclista, che non c'erano orari e niente, oppure dalla mia famiglia che bisogna lavorare anche durante le feste, perché un ristorante lavora soprattutto durante le feste, no? Quindi senza farsi remore che alle 5 è finito l'orario di lavoro, no? Un esempio. Sì, sì. Tra l'altro citavi YouTube, da poco, diciamo, sei uno YouTuber, sei venuto nel gregge insieme a noi. Sì, allora, l'ho iniziato... Vabbè, io non sono da tantissimo consulente finanziario iscritto all'albo, perché sono iscritto all'albo a ottobre dell'anno scorso. Ok. In tempistiche perfette, penso che mi sono iscritto e iniziava a circolare il virus. Prima ero consulente assicurativo, quindi che mi ha insegnato molto, e quindi dopodiché, quando mi sono messo da solo, totalmente da solo, come consulente finanziario, ho pensato di condividere un po' le mie idee, le mie giornate, i miei appuntamenti, come magari avete visto su YouTube, e poi da cosa nasce cosa. Però ci dedico molto tempo, però prima viene naturalmente il lavoro, è per questo che faccio solamente un video a settimana, perché materialmente col tempo faccio fatica a starci dietro, quindi sono organizzato, perché c'ho già, infatti ogni tanto magari mi vedete con i capelli lunghi e con i capelli corti, ok? Perché io ho già 4-5 video già pronti e decido la settimana quale pubblicare. Magari c'è il video con te che fai il compleanno, i 20 anni, e dice: oh, scusa, esatto, questo è registrato qualche tempo fa. E citavi che eri assicurativo, un consulente assicurativo. Io so che, ad esempio, poi magari quando andiamo a parlare di investimenti approfondiamo anche un po' la tua situazione, però so che in America esiste una cosa chiamata annuity, cioè le assicurazioni permettono appunto di investire tramite loro gestiscono tutto con delle opzioni, per fare in modo che il capitale venga garantito e poi il cliente nel tempo riesca a ricevere una specie di stipendio mensile. Questa tipologia di investimento in Italia la sento poco, forse perché servono grandi capitali, ma esiste, insomma, ci si può accedere? Sì, allora non è proprio uguale, nel senso che ci sono delle diversità.
sinceramente quella americana ne ho sentito parlare ma non l'ho mai approfondita. Okay. Per quanto riguarda quella italiana, le assicurazioni ad oggi spaziano un po' ovunque. Naturalmente stiamo parlando delle assicurazioni vita, di quelle che prendono magari l'investimento, okay? La cosa positiva è che l'assicurazione molto spesso a scadenza ti può dare la rendita. Sì. Non è un fondo pensione in questo caso, però c'è questa possibilità. Naturalmente il costo è elevato, gli importi devono essere elevati, perché avere una rendita di 100.000 euro quando magari hai 50 anni è una miseria, quindi preferisci portarti a casa 100.000 euro. E quindi ci sono queste diversità. Poi purtroppo l'assicurativa in Italia è molto vasto, è molto vario. Conta che a livello vita ci sono 6 rami assicurativi, mentre a livello danni ce ne sono 18. Quindi c'è un mondo, nel senso nessuno magari li conosce tutti, e addirittura nessuna assicurazione li fa tutti, perché sarebbe troppo dispersivo, no? Quindi tornando alla domanda, la soluzione c'è, però bisogna vedere se ne vale la pena, soprattutto perché siccome oggi, cioè per fare comunque una, diciamo, garantire una rendita, garantire il capitale, ad oggi non è che le assicurazioni hanno per loro degli investimenti esclusivi, cioè gli investimenti sono quelli che ci sono sul mercato, cioè nel senso non è che solamente che loro, essendo più grossi, magari riescono ad avere un po' più di vantaggio competitivo, ma se i tassi delle obbligazioni sono quelli, di conseguenza anche il rendimento delle obbligazioni, delle assicurazioni scende, no? E le assicurazioni comunque, proprio perché devono assicurare il capitale e garantirlo, hanno un costo superiore, che tante volte dici, ne vale la pena? Cioè bisogna capire questo più che altro. No, diciamo che questa cosa l'avevo sentita, io ho letto il libro di Robbins, Money Master the Game, e lui parlava di questo fatto, appunto che lui ci aveva fatto praticamente una rendita a vita proprio per questo motivo. Le assicurazioni americane seguivano l'S&P 500 con le loro opzioni, per cui non obbligazionario. Però è una cosa che mi aveva messo tanta curiosità, perché è un concetto talmente semplice alla fine, cioè hai il capitale garantito, loro lo gestiscono, ti danno una rendita, e ho sempre detto... ma come mai in Italia non lo fa nessuno? Poi però è un discorso molto più ampio, appunto come dicevi tu, ci vogliono i capitali, è una diversa tipologia anche di gestione in italiana. Sì, no, come ho detto la possibilità c'è, perché se oggi facciamo, oggi dovessimo fare delle polizze che rientrano nel ramo 1, che sono comunque a capitale garantito, ok, di lunghissimo periodo, tu arrivi a scadenza e puoi prenderti la rendita. Però, come ho detto, la rendita di 100.000 euro è niente praticamente. È niente, se hai 50 anni è niente, no? Sì. Se invece hai 1 milione di rendita, quindi poi lì sta a te scegliere quanto versare, per poi capire le rendite. Si possono fare anche dei calcoli direttamente. Io faccio già subito un calcolo: se oggi avessimo 1 milione avresti questa tipologia di rendita, se oggi avessimo questo un'altra. Okay. E si differenziano dai fondi pensione, attenzione, perché bisogna capire se quello che hai visto te era collegato al 401k, che sono i fondi pensione statunitensi. No, non era il 401k, no, era proprio una cosa privata con la... Perfetto, perché infatti le assicurazioni, abbiamo parlato del ramo 1, il ramo 6 invece sono i fondi pensione. Quindi il fondo pensione è totalmente diverso dal ramo 1, no? Lì potrebbe essere collegato magari anche, puoi scegliere il fondo pensione collegato all'MSCI World, ok? E allora quello hai un rendimento ben superiore con costi, però è un fondo pensione, non è una polizza assicurativa. Sì. E quindi il fondo pensione, cioè, vabbè, noi sappiamo che è molto molto improbabile che a 30 anni l'MSCI World sia meno di oggi, però... per assurdo, non ti garantiscono che sia di più, non ti danno un rendimento. Invece il ramo 1 te lo deve garantire, ok? L'altro fattore poi è che il fondo pensione va a pensione. La polizza la posso fare a 15 anni, verso 1 milione all'anno. Io magari supponiamo, c'è un ragazzo giovane ben facoltoso che verso 1 milione all'anno, lui a 35 anni può chiedere in rendita, vita naturale durante, i suoi 15 milioni. Quindi invece se li avesse messi sul fondo pensione,
non li poteva chiedere a 35 anni. Deve aspettare, l'età. Deve aspettare la pensione. Sono cose molto diverse, no? Cioè, dipende sempre dall'obiettivo del cliente e dall'esigenza del cliente. Okay. Addirittura ci sono delle realtà che tu hai un premio unico, gli dai tutto il premio unico subito e dal mese dopo loro te li danno in rendita con delle tabelle, cioè si chiama la rendita posticipata. Okay. Tu glieli dai anticipati e loro dopo un mese te la posticipano, quindi ti fanno subito la rendita di 30 round. Però questa cosa qua ha un costo, cioè io gli do 1 milione, ci sono del, cioè bisogna davvero leggere bene le condizioni contrattuali, bisogna capire l'oceano di... sì certo, perché poi se vieni a mancare dove vanno i soldi, se vengono a mancare? Bisogna capirle queste cose qua. Ma anche un fondo pensione, però il fondo pensione tanto va a pensione, vabbè, ci puoi pensare. Robe così magari sono più di breve termine e quindi bisogna pensarci subito. Ok, perfetto. Io tra l'altro, per esempio, ho avuto due esperienze estere, questa qui in Irlanda e anche in Inghilterra, e ogni tanto mi vado a guardare come procedono le mie pensioni. Sì. E effettivamente vedo che un po' la cultura all'estero, specialmente quella anglosassone, ma soprattutto immagino anche quella americana, anche se non l'ho mai vissuta, sono molto orientate in maniera diversa alla fascia privata del sistema pensionistico rispetto a quello italiano, che è un po', diciamo, un dinosauro che si muove in mezzo a un negozio di cristalleria, posso dire. Sì, no, ma beh, di sicuro te, Pasquale, avrai anche più un'esperienza diretta, quindi se lo dici tu non è che lo devo confermare io. Però in Italia seriamente le pensioni dobbiamo pensarci da subito. Poi, sai, tante volte uno mi dice, vabbè, ma mi accantono io da parte la mia pensione. Va bene, però c'è sempre questo però che io lo dico, perché quando uno vuole quello come obiettivo è giusto che lui faccia quello di obiettivo. Però la differenza è sostanziale, perché uno dice, perché almeno ho i miei soldi disponibili. Ma il fatto di avere i soldi disponibili è un'arma a doppio taglio. Perché se ti servono per qualsiasi ragione, magari ragione, passami il termine, magari una ragione che non è neanche proprio primaria, ok, li prendi, perché giustamente li ho investiti magari in un MSCI World e io li vado a prendere quando voglio. In un fondo pensione non li prendi quando vuoi, cioè sono per la tua pensione, no? E questa cosa qua non è da poco, perché magari... io stesso dico, vabbè, faccio io, ma magari chi lo sa che magari fra 10 anni mi salta per aria una rotella e magari mi spendo la maggior parte in cose che non sono primarie e dopo però li ho spesi, no? Invece il fondo pensione, cioè, è fatto apposta. C'hai le agevolazioni fiscali in Italia, però è fatto apposta per la pensione, quindi... Quando le persone dicono che basterebbe metterlo in un MSCI World, ok, a parte che, vabbè, non è detto, perché con le deduzioni fiscali il vantaggio è tutto da vedere. Però il motivo è questo. Cioè, se vuoi accantonare per la tua pensione, facciamo questo. Se invece vuoi fare altro, facciamo qualsiasi altra cosa. Questo è fondamentale. Bisogna, diciamo, orientarsi su specifiche soluzioni rispetto a quello che è l'obiettivo finale del... E invece tu sei un libero professionista e, come dicevo prima, sei anche un futuro imprenditore, ma sei anche un risparmiatore e un investitore? Assolutamente, sì. Sono primo un risparmiatore, poi nel mio piccolo un investitore e poi tutto il resto, il consulente finanziario. E riesci a investire una buona parte di quello che guadagna, delle buone percentuali che riesci a mettere, sia, non so se tu abbia un fondo di emergenza o va tutto a essere investito, ma comunque riesci ad accantonare una buona parte di quello che guadagni o ancora? Allora, sì, nel senso che in percentuale una buona parte, e quindi per quello sono abbastanza contento. Da quando sono diventato consulente, comunque, sai, da solo, con dei costi... Adesso l'obiettivo, più che risparmiare, ok, è quello di guadagnare. Quindi l'obiettivo è proprio quello di darsi da fare e investire un po' anche sulla mia azienda, cioè su me stesso in questo caso. Quindi negli ultimi, da ottobre a sta parte, il risparmio è leggermente calato, un po' perché è calato anche il reddito, avendo appena iniziato da solo, e un po' perché sto continuando a reinvestire sulla mia attività, no? Quindi dobbiamo dividere queste due cose qua.
Però io consiglio sempre a tutti di, come dice Warren Buffett, prima risparmi e poi spendi quello che hai, dopo quello che ti sei tenuto in considerazione per risparmiare. E quindi assolutamente, prima sono un risparmiatore e dopo mi piace investire, perché comunque lo faccio di lavoro, consiglio gli investimenti di lavoro, quindi prima lo faccio su di me. E poi cercare di guadagnare dalla mia attività. E poi citavi Warren Buffett, effettivamente sono pienamente d'accordo perché avendolo vissuto di persona, quando ho iniziato a ottobre dell'anno scorso un po' a fare le cose seriamente, diciamo che ho iniziato a febbraio del 2019, però poi seriamente a ottobre, noi riuscivamo a risparmiare con due stipendi, tutti e due full time, lavoravamo più o meno 250 euro al mese, che non è un granché, soprattutto col fatto anche che c'era il figlio, pensavamo di spendere molto di più. Adesso sia io che lei, per tenere a bada il bimbo, che è una peste, un terremoto, lavoriamo entrambi part-time e siamo riusciti a ottimizzare talmente le spese che riusciamo a risparmiare quasi 500 euro al mese, cioè il doppio con la metà degli stipendi. Per cui è proprio anche una cosa mentale, cioè riuscire a entrare nell'ottica di quando prendi lo stipendio, prima risparmi e poi tanto le spese le copri dopo, perché se non hai vizi, se non hai chissà quale cose, se non vuoi andare col jet privato da qui a Dublino tutti i giorni, ovviamente riesci poi a fare risparmio. Ci sono delle situazioni un po' borderline, disoccupati o chi magari ha una pensione sociale, quello si può capire, però diciamo la persona media può risparmiare veramente tanto se vuole. Sì, assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Condivido appieno quello che dici te. Quindi, tutti alla fine riusciamo a risparmiare, dobbiamo solo volerlo. Dobbiamo solo. Anche perché, naturalmente, uno mi dice: ho avuto clienti che magari non riescono a risparmiare, no? Poi io con loro faccio sempre le entrate e le uscite mensili, no? E effettivamente ci sono raramente dei clienti che arrivi alla fine con zero. Se poi però vai dietro a vedere. Un mutuo che ha preso una casa che, vabbè, purtroppo ormai ce l'aveva, ma non aveva bisogno di quella, una reggia praticamente, no? Una reggia per due persone, e che non poteva permettersela, nel senso. Poi Netflix, poi un sacco di abbonamenti, la moto, la macchina, cioè, quindi sono tutte cose che, bello, le hai, però devi capire anche se te le puoi permettere, né? Oppure uno dice: io non risparmio niente perché non mi interessa risparmiare, allora spendo tutto, allora ho un altro paio di maniche. Sì, vabbè, così. Ma infatti questo discorso lo feci all'inizio è cancellando i vari abbonamentini vari di Netflix o cavolatine così, io 100 euro al mese li ho rimessi in tasca, che fa paura come cosa, cioè spendi senza accorgertene. È vero. Manca un po', come un po' si sente anche dire, fa vari video, ne ho fatti anch'io, ne hai fatti anche tu, credo. Manca un po' l'educazione alla finanza, all'economia. Una volta c'era l'economia domestica, ma ti insegnavano a cucinare, a stirare, a cucire, però la vera economia domestica non viene, diciamo, insegnata, non si impara a gestire quello che si guadagna. Poi No, è vero. anche diciamo, con la mentalità odierna in cui tutto deve apparire fra influencer, Instagram, devi essere sempre bello, devi essere sempre con la roba firmata. Comunque, riguardo a questo, se posso dare un consiglio magari a dei ragazzi giovani, più giovani di noi, a me ha formato tantissimo questa forma mentis, il fatto che appena nel 2012, in un frangente che ero fermo dal ciclismo per problemi sia di salute che sono andato negli Stati Uniti, ok? E il mio obiettivo era stare negli Stati Uniti 5 settimane e dovevo star là togliendo i soldi dei voli, dovevo stare là con circa 1.000 euro per 5 settimane. Io sono stato là con 1.000 euro. Quindi lì realmente capisci che se vuoi risparmiare e vuoi spendere poco, ce la fai. E non ho fatto il, come posso dire, L'accattone. sì, il barbone, cioè nel senso, ho fatto tutte cose positive, cioè prima di tutto con Couchsurfing, non so se conosci il sito internet che chiedi ospitalità e dai No, non lo ospitalità. conoscevo, no. È un sito internet in cui tu chiedi ospitalità alle persone Sì. e naturalmente poi quando sei a casa la contraccambi per le persone che viaggiano.
senza naturalmente chiedere niente in cambio. Sì. Niente in cambio, no. E io che cosa facevo? Andavo prima di andare dal mio host, si chiamava così, andavo a prendere magari 6 lattine di birra o il gelato, ok, per portarglielo come regalo, e non ho speso un euro per alberghi. Ok, poi tante volte comunque la gente che ospita i ragazzi di Couchsurfing sanno che sono ragazzi giovani che comunque sia magari non hanno, se sono poi universitari, non è che, allora tante volte che cosa si fa? Si mangia a casa, no? Quindi si mangia a casa, si va a fare la spesa, si divide, quindi anche per il cibo non è che abbia speso tantissimo, no? E poi cos'è la cosa positiva? Che quando ti ospitano loro ti portano in giro. E quindi nel portarti in giro, ok, sì, vabbè, ma tanti magari avevano la macchina e quindi smezzi la benzina, smezzi tutto, no? E quindi sono riuscito a stare 5 settimane negli Stati Uniti, facendo anche il cost-to-cost, con $1,000, €1,000. E qua ricordo una cosa, che io sono stato nel 2014, quindi il cambio era ben favorevole all'euro. Quindi questo, nel 2013, scusate, non me ne ero accorto. Me ne sono accorto poi quando ho iniziato a capire come funziona il mondo, no? Tutto il mondo? Sì, quindi ad oggi con €1,000, facendo la vita che ho fatto in quella vacanza, non ci saresti dentro a causa del cambio. Mm-hmm. Prima invece... Che poi sei andato in una nazione, in un paese estremamente consumista. Cioè, sì, consumismo negli Stati Uniti è proprio la parte del consumismo. Per cui anche riuscire a girovagare con $1,000, €1,000, quello che era, ma la cosa positiva è che poi quelli che mi hanno ospitato là sono venuti a trovarmi, quindi cioè, si interscambiano certe cose che comunque sia mi hanno fatto crescere tantissimo poi, e l'ho capito anche per la parte che dicevi prima, risparmiatore e investitore. Quindi conta che nel 2013 io non... Sì, masticavo qualcosina di economia e finanza, ma poca roba, cioè il mio obiettivo era come... Sono stato ad Omaha, che... È stato dal Dio? Il mio host mi ha portato alla casa di Warren Buffett. Sì. E mi ha detto, questo qua è l'uomo più ricco del mondo. E io l'ho guardato, ma che cazzo dici che l'uomo più ricco del mondo è Bill Gates? Cioè, non lo conoscevo neanche io Warren Buffett nel 2013, no? Non l'avevo sentito parlare, cioè... non. E io a pensarci adesso dico, figa, devo andare là e citofonarmi, fotografarmi in braccio, non lo so, così mi rimaneva. Avete fatto un pellegrinaggio praticamente. Sì, sì, e io gli dicevo, ma che poi la casa era, dicevo, un uomo più di quello non sta in questa casa qua secondo te, però è quella. Io tra l'altro avevo visto un documentario qualche tempo fa su Warren Buffett, e lui per anni ha guidato la stessa macchina da $40,000, sì, e diceva, perché la devo cambiare se devo andare da qui a qui e basta? Sì, è sì, un sì, po' sì. La mentalità del grande investitore, molto bene. Anche Jeff Bezos, vidi una delle prime interviste quando gli dicevano, guarda che Amazon crolla perché non può andare avanti così, lui girava sempre con la stessa macchina vecchia. È un po' orientarsi a quello che effettivamente è importante dal punto di vista imprenditoriale, poi invece all'apparenza. E tu come investitore diversifichi molto o ti focalizzi più su alcune tipologie di investimento? Tipo, sai, adesso va di moda il peer-to-peer lending, anch'io ci investo in Cryptalia, però insomma c'è chi invece si focalizza su determinate asset e tralascia gli altri. Tu sei diversificato? Hai delle tue diciamo convinzioni? Allora, il P2P lending io non lo faccio perché non mi piace molto. Okay. Diversifico sì tantissimo, anche se nell'ultimo anno sono un po' troppo sbilanciato sull'immobiliare. Okay. Perché ho trovato un'offerta di investimento immobiliare che a mio modo di vedere è stato un ottimo investimento, però nel mio piccolo mi ha preso parecchio del mio capitale, quindi ad oggi ho quasi 50% in questo investimento immobiliare, che non è un REIT, che adesso ho finito di è la casa dove vedete che faccio i video, adesso vorrò fare anche un video su questo investimento qua, e adesso la sto cercando eventualmente di mettere comunque a reddito, un po' come... però è stato un investimento, perché poi lo andremo a vedere, cioè il valore della casa, ok, l'ho preso ad un prezzo talmente stracciato che non volevo farmela scappare. Okay. L'unica cosa è che mi ha impegnato parecchi soldi,
e non la voglio neanche vendere adesso a causa del pagamento della plusvalenza, tutte queste cose qua, quindi l'obiettivo è quella di metterla a reddito. Per tutto il resto poi io sono, diciamo, nei mercati praticamente tutto, quindi 100% azionario? Sì, 100% azionario, più naturalmente una parte di liquidità, che è una liquidità che mi organizzo, una liquidità che la tengo da parte per le tasse, per tasse e per svago personale. E quindi per quanto riguarda l'azionario, io personalmente faccio operazioni dirette sul mercato americano e italiano, e poi ho dei fondi attivi sui mercati globali e emergenti. Quindi questa è la... E poi c'è una startup che è in fase di lancio, adesso stiamo vedendo, l'abbiamo aperta io e altre due amiche in pieno Covid, quindi sì, adesso vabbè, quella vediamo, ci sto dedicando tempo e risorse, però visto che siamo in tre, comunque sia non sono dentro a pieno, sono comunque socio, e che ci dividiamo bene il lavoro, quindi anche la startup comunque non è da lasciare da parte. E si può dire in che settore è la startup oppure lo vuoi tenere? No, allora sì, principalmente il settore è lo spreco alimentare, quindi è una startup proprio green che ha alla base, l'obiettivo è proprio quello di cercare di tenere organizzati tutto ciò che circonda il mondo della spesa, quindi cercando di, l'obiettivo è quello proprio di andare anche dai player grossi, di supermercati, per proporre la nostra idea di startup e poi fidelizzando il cliente finale, quindi è l'obiettivo è proprio quello del green, quindi vediamo poi se sarà un fuoco di paglia o magari ci porterà qualcosina in più. Ah no, dai, sei bello carico, per cui... Sì, no, quello sì, però sai, è la prima volta con una vera e propria startup, quindi o si fallisce subito in meno imparo, oppure deve andare bene. E la mentalità americana dice che se fallisci è una cosa positiva. Sì, è vero, sì. L'importante è non perderci troppi soldi, dai. Quello vediamo. E invece a livello di liquidità, più o meno che percentuale hai liquida del tuo totale? Beh, allora dipende, nel senso che ad oggi non è tanta. Cioè io sono comunque per mantenere spesso il capitale investito. Quindi alla Peter Lynch più o meno? Sì, ma perché comunque sia... piuttosto tengo liquido la parte mia personale, se magari non trovo delle azioni da investire. Però tutto il resto non lo tengo liquido, perché comunque sia, se do in mano dei miei soldi magari a dei gestori, ok, in caso li tengono loro liquidi se ritengono che sia il caso. Ad esempio sui mercati emergenti, ok, adesso ci sono tanti fondi che hanno liquidità perché ritengono quello opportuno. Se io mi fido di loro, li lascio loro e li tengo liquidi. Quindi sei più per fondi attivi che non ETF? No, quelli che gestisco io sono ETF, di azioni singole. Okay. Però giustamente bisogna diversificare. Quindi poi naturalmente quando si è, diciamo, hai la possibilità di spaziare ovunque, trovi dei fondi attivi che ti battono comunque il benchmark con l'ETF, quindi vai sempre a scegliere almeno quelli che a rischio rendimento ti diano delle soluzioni, però sono per diversificare. Anche perché immagino che tu, essendo del settore, hai anche accesso a tutti quei fondi professional che i retails magari non possono... Allora, sì, è un mi, nel senso che anche noi come consulenti iscritti all'albo abbiamo accesso a delle informazioni un pochettino più riservate, informazioni che si vedono magari, che ogni tanto utilizzo anche nei miei video, che c'è scritto riservata alla clientela professionale, è perché ti rimandano, perché sei iscritti all'albo. Per quanto riguarda invece i fondi, sì, diciamo che però il vantaggio sono semplicemente gli stessi fondi che do ai clienti, semplicemente con delle commissioni per noi quasi azzerate, quindi questo va bene, il motivo perché io investendo lì non ci guadagno niente, la mia società non ci guadagna niente e il gestore diminuisce il suo come posso dire, la sua provvisione, cioè si tiene sempre i suoi costi di gestione, i suoi costi amministrativi, però sono leggermente più bassi. Okay. Quindi
questo è il vero vantaggio, naturalmente, che giustamente se voglio guadagnarci qualcosina non posso dare al cliente, altrimenti lavorerei gratis, perché potrei dare anche al cliente una soluzione del genere. Cioè è il consulente finanziario che decide se realmente è indipendente sui fondi attivi. Okay. Sugli ETF invece è sempre lui che decide, facendosi pagare la parcella. Okay. Invece hai anche progetti futuri al di là della startup, mi dicevi c'è qualcosa in cantiere o al momento ti stai concentrando su quello che hai? Allora, personalmente mi sto concentrando parecchio sul lavoro del consulente finanziario, anche perché l'ho appena iniziato, cioè sono contento, da ottobre non è neanche un anno, quindi il focus è tutto lì. Poi da cosa nasce cosa? Nel senso che mi piacerebbe fare talmente tante cose a me che non basterebbero tre vite, quindi devo concentrarmi su una cosa. C'è comunque anche un ristorante, un albergo che va bene da tenere in considerazione. Okay. Noi a San Pellegrino abbiamo questo albergo qua, la mia famiglia è un bel albergo, quindi che bel albergo nel senso che va bene, no, non bello perché è 5 stelle, è un 3 stelle, va bene, quindi non posso, tra virgolette, non sono il tipo che va bene, lo vendo, lo metto in gestione, cioè, no, una parte di riguardo ci sarà sempre anche con l'attività di famiglia. Okay. Quindi in un futuro bisognerà vedere, per quello che adesso sono focalizzato bene qua, perché se dovesse andare davvero bene qua, allora faccio il ragionamento di là. Se invece magari qua dopo 2 anni mi ritrovo con poco, perché sia magari meno di quello che mi aspettavo, allora si fa un altro ragionamento. Okay, sì. Quindi ad oggi l'obiettivo è, a parte la startup, che la farò comunque in società, quindi non sarò da solo, personalmente è la consulenza finanziaria. Okay. E per capire poi in un futuro anche come gestire l'attività di famiglia. Ok, quindi hai il piano A che è la consulenza finanziaria e poi c'è il piano B che sono sia l'albergo che la tua startup, diciamo. Sì, esatto, cercando un po' di... Sì, quello... poi vabbè ci sarebbe anche un piano C, ma quello nelle più remote case casistiche. Okay. Che lasciamo perdere, che è più... una... che sarebbe il 6 al Superenalotto, giusto? No, non gioco quelle cose lì, non ci credo, con le probabilità sono talmente basse che sì. Quei 50 euro al mese magari che uno potrebbe spendere li investe, ma gli rendono qualcosina in più. Esatto. E invece sei una persona che segue una routine ed elige la sua routine, oppure sei un po' un creativo? Tutte e due, nel senso che tutte le giornate sono, diciamo, organizzate, nel senso che magari non sono so cosa devo fare, okay. Le organizzo anche, poi magari inizio e cambio un po' in base a come vanno le cose, perché la cosa difficile è che il mio lavoro sia da consulente, ma anche magari quando sono a lavorare nell'attività di famiglia, che hai a che fare con le persone. Sì. Non sei un dipendente, è difficile organizzarsi, perché mi è capitato molto spesso di essere da un cliente magari anche importante che ci tieni, perché può... E la conversazione va bene e magari l'appuntamento dura un'ora e mezza e tu sai che hai un altro appuntamento dopo, no? Quindi è importante capire se posticipare l'appuntamento, capire se rinunciare a, cioè, tagliare porto da questo cliente qua e quindi cambiare argomento per chiudere l'appuntamento e per poi andare dall'altro cliente. Quindi molto spesso mi trovo a correre perché voglio fare troppe cose e rischio di saltarle, no? Però è proprio il lavoro così, no? Cioè fissi pochi appuntamenti, che sarebbe la cosa giusta da fare, oppure fai come me, buttali dentro tutti ne fissi uno dietro l'altro. Magari tu sai già che sarà impossibile farli, però ci pensi, tra virgolette. Quindi io devo cercare di essere io sono una via di mezzo, no? Okay. Sono organizzato perché le cose che devo fare le voglio fare, anche perché poi io voglio mettere sempre dentro la mia oretta di lettura al giorno. Sì. Possono essere letture di libri miei perché mi piacciono, libri proprio, oppure quotidiani, informazione, perché quella è fondamentale nel nostro lavoro e quella ci deve essere, no? Quindi, però anche quella lì non è che dico che è da mezzogiorno all'una quella,
la devo buttare dentro molto spesso, è la sera, no? Però se la sera ho degli appuntamenti me li trovo prima, no? Quindi le cose sono da fare, poi come farle cerco di dargli un'organizzazione, però ogni tanto la mia dinamicità me la fa spostare, okay. Lo zig zag in mezzo ai tuoi sì, riesco quasi sempre a risolvere tutto, anche perché poi cioè, se non ho risolto comunque sto in oltranza, non è che come ho detto alle 8 basta, sto in oltranza finché io quelle cose del giorno non le ho finite. Sì al 99% sì. E in questo non hai un po' paura di cadere, non so se hai letto il libro di Kiyosaki, I quadranti del cash flow, di cadere un po' in quella corsa del topo in cui le tue attività sono troppo legate al tempo, per cui avrai un limite poi materiale, che è quello delle ore che hai durante la giornata. Non hai avuto quel libro? Certo, quel libro lì è bellissimo, cioè, quindi lo consiglio a tutti, l'ho letto, dovrei rileggerlo perché l'ho letto un po' di anni fa e magari mi sono dimenticato anche un po' di cose effettivamente. Però il concetto è che se lo fai con piacere non è tanto, cioè io se dovessi avere più tempo libero andrei in bici, cioè non, ad oggi andrei in bici no, quindi però mi è capitato comunque tante altre volte di andare in bici, ma se vai in bici e non hai un vero e proprio obiettivo non è neanche la stessa cosa, cioè prima io andavo in bici per vincere le corse, no, per allenarmi, adesso vado in bici perché mi piace tantissimo. Però ieri sono andato con un mio amico e quando ero in bici dicevo devo andare a casa perché devo lavorare, ma è perché lo volevo io potevo stare in giro tutto il giorno ieri perché mi ero preso quasi una mezza giornata libera, no? Cioè io mi sono detto la mattina vado in bici e io alle 10 dicevo è meglio che vado a casa così mi porto avanti, quindi è una mentalità magari sbagliata perché nel senso è un po' contro quello che però ma voglio arrivare a casa perché volevo magari preparare il mio post, perché volevo preparare il mio video, perché nel pomeriggio avevo i clienti e comunque volevo magari essere a rivederli, ok. Quindi se ti piace fare quello che vuoi, diciamo che non è una questione di tempo, cioè è una questione di voler fare quello che ti piace. E a me oggi fare quello che mi piace è quello che sto facendo, quindi a me dispiace quando non ho clienti, cioè che sono quando non ho clienti è il momento peggio, cioè magari che non ho fissato appuntamenti perché non è che ho 500 clienti in lista d'attesa, mi sto facendo conoscere, capitano giornate che ho pochi appuntamenti, addirittura giornate che non ne ho neanche uno, anche perché quando ne hai uno poi lo devi coltivare e quindi e quando non ho giornate con nessun appuntamento, cioè a me non è che sono contento perché vado in giro in bici, mi una vorrei averne un po' di persa, più perché magari comunque, sì esatto, no? E quindi uno dice vai a farti un giro, cioè prenditi una giornata libera, non mi vado oggi, anche, ma questo anche perché sono giovane, quindi ho voglia di fare, lo farò invece magari fra 25, quando avrò fra 20 anni, fra 15 anni, fra 10 anni, in base a quello che vorrò, però adesso che ho tanta voglia di fare, non credo che sia una questione di scambiare il tuo tempo, che è una questione di investire su di te facendo quello che ti piace. Okay. Sono due realtà diverse. Parlavi di età, quanti anni hai? Non le ho chiesto ancora. Devo fare i 27. Okay. Sei giovane. Ma perché sono l'unico vecchio qua? Senti un po', secondo te, se qualcuno volesse iniziare lo stesso percorso che hai fatto tu, ci sono un po' delle caratteristiche caratteriali o doti particolari che uno deve avere, oppure pensi che ci si può formare e per cui si può anche andare a fare questa attività pur avendo un carattere completamente diverso dal tuo? Allora, delle prerogative ci sono. Okay. Prima di tutto partiamo dal presupposto che ti deve piacere il settore economico-finanziario, quindi cioè, se non ti piace quello è molto difficile neanche, però di solito se non ti piace non ti approcci neanche. Numero due, quello che ho detto prima, aver voglia di parlare con le persone, con i clienti, perché il nostro lavoro da consulente non è il gestore, cioè consulente finanziario non è un gestore, quindi deve andare dai clienti,
farci conoscere, devi cercarle, devi trovarle, li devi gestire, li devi seguire. Quindi se ti stanno sulle palle le persone, figurati andare a casa loro, che va bene, penso che sia chiaro. A me piace, io attacco bottone con tutti, quindi a me piace. Se poi lo fai professionalmente, loro lo capiscono e entri molto, molto in fiducia. La terza cosa da fare, la terza cosa da sapere più che altro, è che cioè, non lo fai almeno subito per soldi. Cioè nel senso, se sei un consulente finanziario comunque che ha a cuore il cliente, che comunque sia parte da, diciamo, da solo, quindi senza una compagnia che gli dà magari un portafoglio cliente che ormai non ce ne sono più, non fai la fame ma quasi, perché comunque sia il nostro lavoro è tutto, come tutto, è in percentuale. Quindi se comunque parti a 25 anni, 26 come sono partito io, senza basi, solo con voglia di fare, è la cosa che ti serve, la voglia di fare, però non devi pensare che devi tirare su 10 milioni di portafoglio in un anno, perché se hai la botta di culo che ti arriva il cliente da X milioni, bene, altrimenti hai la fame per all'inizio, no? Quindi devi comunque cercare di gestirti e di sapere quello che va incontro, perché i miei clienti, non ho ancora avuto il cliente grosso che ti dà la sostanza, sono tutti clienti comunque medio piccoli, quindi in un anno mi hanno detto che sono buoni clienti, d'altro canto riuscire ad alzare il target medio dei clienti ti dà la possibilità di stare un pochettino più tranquillo. La cosa bella e positiva è che se vai comunque a, come posso dire, lavori bene, il cliente ti sposa, è un rapporto che può durare tutta la vita. Quindi è anche questo il motivo, cioè non andare a chiedere subito magari parcelle alte o costi alti ai clienti, perché come sono arrivati se ne vanno. Fagli vedere che tu gli dici il mio costo è questo, quindi lo deve sapere sia che fai ETF, che fondi attivi, che parcella, che retrocesso, chiunque deve dire il costo che ha, e tu gli dici facciamo questo perché poi nel corso del tempo comunque io ho questo, ok? Può essere anche la parcella una tantum, però la parcella una tantum è normale che poi il cliente fa da solo, e quindi io sposo sempre l'idea, un po' meno all'inizio, però è costante, perché io ti seguo, sì. Ogni tot ti aggiorno, ogni 6 mesi di solito vengo a trovarti, vediamo le soluzioni, e quindi è un lavoro di lungo periodo. Una volta che poi, io presumo che una volta che arrivi con... Non so quanto di preciso, però tanti mi consigliano, una volta che hai 150-100 clienti, arrivi a, non puoi più gestirli da solo, a meno che non ti fai aiutare da qualcun altro, perché li gestiresti male. Sì. Quindi magari è brutto da dire, ma è normale che poi qualcuno fa delle selezioni, ma è anche per il suo bene fare. Io ad oggi non ne faccio di selezioni, perché non figurati, c'ho meno di 40 clienti, quindi non è che ad oggi faccio selezioni, però spero di arrivare, ed è normale, e se ci arriverò è normale che succederà, delle selezioni le devi fare, perché non puoi prendere 1000 clienti, come fai a gestirli? Sì. È impossibile. Quindi questa cosa qua è una cosa in più che ti può dare il consulente, l'attività da consulente finanziario. Ok. Invece un po', diciamo che una persona ha le tue stesse caratteristiche, vuole cominciare questo percorso, quale sarebbe il percorso poi da fare materialmente? Cioè cosa deve fare una persona per diventare consulente? Allora, io ne abbiamo parlato un po' poco, ma dico la mia esperienza, perché sì, naturalmente ho la mia esperienza e preferisco dire la mia esperienza che dire la soluzione con la bacchetta magica che non c'è. Io ho iniziato come consulente assicurativo per una grossa compagnia di assicurazione e ho imparato tantissimo, cioè è stato oro per me, è stato importantissimo lavorare per questa compagnia di assicurazione qua. Mi sono trovato benissimo, ho imparato a lavorare in team, sono imparato ad andare dai clienti, gestione, perché ero proprio seguito, cosa che il consulente finanziario, se comunque è per una società indipendente o autonomo, che non ha, anche perché la cosa
diciamo, negativa che c'era in questa compagnia di assicurazioni erano i budget. E i budget, naturalmente, se una compagnia, tutti ce li hanno i budget, sia che venda automobili, che venda, non lo so, alimentari, o sia che venda comunque prodotti finanziari, se la compagnia e tu hai una compagnia che ti dà il portafoglio, perché questa compagnia qua mi dava il portafoglio, diciamo, pretendeva una certa tipologia di budget. Che di per sé il budget, io non sono contro al budget, sono contro al fatto che il budget lo devo fare vendendo i tuoi prodotti. Quindi, soprattutto nel finanziario, perché in tutto il resto è normale che devo vendere i tuoi prodotti, mi dà fastidio questa cosa qua. E io dovevo, tra virgolette, consigliare, non mi piace la parola vendere, diciamo, dovevo collocare prodotti di questa compagnia qua, e quindi in questo caso andavo in conflitto di interessi. Sì. Quindi è il motivo perché ho deciso di cambiare. Però ho fatto un'esperienza, perché sono arrivato e sì, ero stavo studiando, quindi sapevo cosa fu, com'era il mondo finanziario e economico, ma non sapevo minimamente come funzionava una consulenza. Ho imparato davvero tanto e mi ha permesso comunque di imparare guadagnando qualcosa e di capire quello che c'è realmente all'interno di questo mondo. La mia gavetta è stata come consulente assicurativo, assicurativo vita, non assicurativo danni, quindi macchina, casa, assicurativo, quindi ramo 1, polizze, investimenti garantiti, gestioni separate. E dopodiché, una volta che ho capito questa cosa qua, ho trovato una società che mi dà la possibilità di avere, di spaziare praticamente ovunque, e soprattutto la mia società non ha prodotti di casa, quindi sia che io faccio, ne faccia uno, ne faccia un altro, non abbiamo la semena dietro, quindi a noi non ci interessa nulla farne uno, farne un altro, andiamo a selezionare quelli che riteniamo più opportuni. Poi è normale che non li vado a consigliare tutti, perché prima li devo studiare, cioè esistono 5.000 fondi al mondo, ma è impensabile studiare tutti i fondi, capire tutti i fondi, no? Quindi molto spesso che cosa si fa? Si studia il gestore, chi gestisce i soldi, e si va magari a scegliere, in questo caso nei fondi attivi, si va magari a scegliere il fondo attivo gestito da questo gestore con uno storico, con una certa compagnia alle spalle, con certe tipologie di costi. Ok. Per quanto riguarda invece quando vado a consigliare gli ETF o azioni singole, sinceramente non le ho ancora consigliate perché ritengo di non essere all'altezza. Quando invece si vanno a scegliere ETF, ok, si va a scegliere insieme al cliente, cioè il cliente che mi chiede facciamo un portafoglio di ETF perché per me è la soluzione migliore, quindi si vanno a scegliere in base all'armonizzazione, alla sintetica, non sintetico, tutte queste cose qua che poi si va più nel dettaglio. Okay. E quindi questa qua è la cosa bella. Quindi il consiglio, diciamo, in termini generici è fare una gavetta da qualche parte, imparare un po' di mestiere e poi nel caso dopo... Sì. Fare il proprio esame di abilitazione e mettersi in proprio, mai esatto. Cominciare subito con autostudio, praticamente fare una parte pratica è più importante. Sì, è quello che consiglio, ma perché almeno hai un supporto anche quando vai dai clienti. Io non andavo mai, cioè, non è che puoi pensare di andare da solo la prima volta dal cliente, è un po' impensabile, cioè, è come dire devo fare l'idraulico, ho studiato a scuola, apro la mia società, la mia partita IVA da idraulico, vai nel primo bagno e lì sei da solo, cioè senza mai aver fatto esperienza. Capisci che è un po'... nel senso, magari uno è un genio e lo fa, però nel senso è uguale, uguale, uguale. Infatti io ho in programma anche di diventare autonomo, quindi non più avendo una società alle spalle, farei la stessa identica cosa che faccio adesso, però sono autonomo. Però ad oggi personalmente non me la sento ancora, perché comunque avere alle spalle una società grossa che già non ti mette budget o vincoli, però che ti tuteli in caso magari fai degli errori, in caso magari ci siano dei problemi, perché poi bisogna stare attenti anche alle direttive MiFID, bisogna stare attenti alla GDPR, alla privacy, c'è la Consob che vigila su di noi, quindi non è che divento autonomo, essere indipendente, essere per una società di indipendente è uguale a essere autonomo, cambiano anche le responsabilità, cambiano le assicurazioni, quindi c'è in procinto, c'è l'idea di fare questo passo, però prima voglio fare un po' di esperienza.
questo è fondamentale. Prima ho fatto l'esperienza assicurativa con una realtà, sto facendo l'esperienza adesso con una società indipendente, con una SIM. Dopodiché ci sarà, vedremo se comunque sia, mi riterrò all'altezza di fare il consulente autonomo o lavorare per un SCF. Ok, va bene, perfetto. Intanto, chi non conoscesse Davide Manzoni, vi obbligo, vi consiglio di andarsi a iscrivervi al suo canale, perché ci sono tantissimi contenuti interessanti e tantissime analisi interessantissime. Una che ho seguito di recente era quella sui fondi a gestione attiva, che tutti mettono, diciamo, nel sacchetto della spazzatura, però se ben analizzati anche lì ci sono degli ottimi prodotti. E quella non era l'analisi del Sole 24 Ore, quindi cerco sempre di stare imparziale sul canale, perché sennò c'è il rischio di andare un po' fuori dai dettami della cosa, sì, mi dicevi. Esatto, sì. Comunque, mi è fatto molto piacere averti qui ospite, abbiamo chiacchierato per un'oretta abbondante. Bene, ci siamo fatti anche un'altra oretta prima della registrazione, perché voi non la vedete quella, ma io so cose che voi non sapete. E spero di averti ospite anche in futuro. Intanto ringrazio tutti quelli che seguiranno questo video e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, ciao Davide. Ciao Pasquale.